Secondo un esperto reale, il principe Ferry è rimasto furioso e in lacrime dopo essere stato sfrattato da Frogmore Cottage da suo padre, Re Carlo. La decisione di Re Carlo di sfrattare il principe Ferry e Meghan Markle da Frogmore Cottage è stata paragonata a uno schiaffo in faccia da parte di un massimo esperto reale. Il duca e la duchessa di Sussex ricevettero in dono la proprietà come regalo di nozze dalla defunta regina Elisabetta II. Tuttavia, furono sfrattati dal re Carlo nel marzo 2023, anni dopo essersi dimessi dai loro doveri reali. Parlando con The Mirror, l'esperto reale Tom Quinn ha commentato il trasloco. Ferry e Meghan immaginavano che Frogmore sarebbe stato sempre lì per loro anche se fossero tornati nel Regno Unito solo per poche settimane all'anno e anche se non avessero più lavorato reali. Ha aggiunto. Questa ipotesi la dice lunga su quanto fossero diventati lontani i contatti tra Re Carlo e suo figlio. Con una mossa significativa, Ferry ha recentemente cambiato il suo status di residenza dal Regno Unito agli Stati Uniti. Questo cambiamento è stato retrodatato al 29 giugno 2023, data in cui Ferry e Meghan hanno lasciato ufficialmente Frogmore Cottage. Secondo Quinn, questa data ha un significato per Ferry e indica quanto profondamente sia stato colpito dalla decisione di suo padre di sfrattare i Sussex. L'esperto ha affermato. All'epoca, poche persone si rendevano conto che schiaffo in faccia fu per Ferry lo sfratto da Frogmore. Fu l'ultima goccia. Ferry era assolutamente furioso e in lacrime per essere stato sfrattato da Frogmore sentiva che suo padre non aveva giusto farlo e che era puramente vendicativo.